In questo periodo difficile dobbiamo ricordare che anche qui a Savigliano, come in tanti altri posti, la vita continua a nascere. Dall'inizio dell'anno sono nati centinaia di bambini e tanti continueranno ad arrivare. Vi accoglieremo mascherati, ma non abbiate timore, noi siamo sempre gli stessi. Se avete una visita prenotata, potete entrare dall'ingresso principale, dove c'è la portineria. Vi misureranno la temperatura e potrete salire da noi al primo piano. Se arrivate per una visita non prenotata, con le contrazioni, il sacco rotto o altro, invece dovrete passare prima dalla tenda del pre-triage, del pronto soccorso, che vi autorizzerà l'ingresso in ospedale. Quando arriverete in travaglio, il vostro compagno potrà rimanere con voi durante tutto il travaglio, il parto e 2-3 ore nel postpartum. Non potrà però assistere alla prima visita neonatale. In reparto non sono ammessi visitatori. Sappiamo che questo sarà un grande sacrificio, ma cercheremo in tutti i modi di farvi sentire meno la sua mancanza. In alcuni casi particolari, il personale medico del reparto può autorizzarvi ad avere assistenza in corsia, per esempio in caso di taglio cesareo per le prime 24 ore. La dichiarazione di nascita potrà essere fatta in ospedale, ma prenotando prima telefonicamente. Vi forniremo noi le indicazioni precise dopo il parto. I bilanci di salute della 36esima settimana di gravidanza sono regolarmente effettuati. Si prenotano telefonicamente al numero del reparto e verranno effettuati al piano terra del blocco G nei locali dell'ambulatorio della gravidanza fisiologica di fronte all'ecografia. Se volete vedere le sale parto, potete collegarvi al video successivo che vi mostrerà il tour virtuale del nostro reparto. Se in gravidanza avete febbre, difficoltà respiratorie o tosse, non venite in ospedale, ma contattate telefonicamente il vostro medico di base o la guardia medica che vi prenderanno in carico. Oppure rivolgetevi ai numeri indicati. Fortunatamente la trasmissione del virus in gravidanza non è così frequente e ancor meno il passaggio al neonato con il parto. Ma se doveste contrarre il virus in prossimità del parto, vi trasferiremo nell'ospedale di riferimento per la nascita Covid, in modo da non mettere a rischio le mamme e i neonati ricoverati. Non lasciatevi prendere dalla paura, cercate invece di sfruttare questo particolare momento per conoscere meglio il vostro bambino, rimanere concentrate sulle vostre sensazioni. Muovete il bacino, fate una ginnastica dolce, vivete con felicità e siate creative e fiduciose. Vedrete che il vostro bimbo accoglierà felicemente queste attenzioni. Lui non sa cosa sta succedendo fuori, conosce solo il vostro amore e non gli serve altro. Noi, ve lo promettiamo, faremo la nostra parte, cercando di rimanere uniti e vedrete. Andrà